In realtà ho una presentazione dedicata a rispondere a questa domanda, però in due parole la risposta è no, nel senso che quando i tedeschi fecero saltare il palcato non vollero distruggere il ponte, per fortuna, perché sarebbe bastato inserire delle mine all'interno di quelle feritoie che si trovano in alto, quelle che accorgono le catene, all'interno della roba, e il ponte sarebbe stato distrutto per sempre. In realtà i tedeschi non vollero distruggerlo e hanno fatto saltare in due punti, minandolo, semplicemente l'impalcato, cioè il camminamento, okay? Che è la parte meno pregiata, diciamo, del ponte, perché l'80% del ponte sta nelle sue colonne e negli ammarri che passano dentro le colonne e che arrivano invece come catene di ritenuta al di qua, diciamo, delle colonne, dove ci sono quelle sfingi che nascondono poi altri segreti. Quindi l'80% del ponte non fu fatto saltare. Nel 98, questa c'è una foto che vi fa vedere, ecco, nel 98 quindi è stato necessario ricostruire soltanto l'impalcato, qui si vede. L'impalcato non è stato ripristinato secondo il progetto originario di Giura. Quello di Giura era un ponte sospeso, e cioè i cui tiranti verticali e le cui catenarie reggevano l'impalcato, che era in continuo movimento, in continua oscillazione, da cui tutta la componente di quelle forze di cui parlavo prima venivano scaricate in un certo modo. Per una serie di motivi, sembra anche perché bisognava adeguare nel 98 una ricostruzione a normative antisismiche o altro, fu messa una trave per tutta la lunghezza del ponte, una trave di alluminio per tutta la lunghezza del ponte su cui poi venne appoggiato l'impalcato. Oggi è visibile, diciamo, da sotto, dal fiume, questa trave che lo sorregge. Giura non l'aveva prevista. Però meglio averlo con questa faccia qui piuttosto che... Dov'è? C'era una foto che vi faceva vedere il ponte. Ricordatevi che noi tedeschi salvarono pure l'archivio, il tesoro dell'archivio di Monte Cassino. Se non era per loro, era andata pure quella. Qui si vede la trave, meglio averlo comunque con questa faccia qui piuttosto che averlo nuovo, perché comunque anche se c'è questa trave che sostiene l'impalcato, dove la è questa parte più scura sotto, sotto, vedi che corre su tutta la lunghezza. Vabbè, bisognerà vederla da vicino, Però si vede, è la più spessa, vedi, sotto tutta la lunghezza del muro. È quella spessa così nella